Ben trovati allora a questo secondo appuntamento di A tu per tu. Abbiamo inaugurato questa nuova stagione di questo contenitore prettamente politico con il professor Leonardo Paggi, una bella chiacchierata che ci ha insomma introdotto a quello che poi sarebbe stato l'argomento principale di questa nuova stagione, appunto la politica. Noi proveremo a portare insomma un po' una voce fuori dal coro, ma insomma un punto di vista un po' diverso di come viene vissuta la politica e di come secondo noi andrebbe vissuta, o sbaglio? Certo, buonasera intanto e Ecco. benvenuto al nostro ospite, lo presentiamo. Sì, Grazie. assolutamente. Matteo Scorcucchi, consigliere del Movimento 5 Stelle di Buonasera a Cortona, tutti. direi una figura preminente del mondo dei 5 Stelle della provincia d'Arezzo, una figura molto significativa e secondo me anche molto impegnata e molto presente nel suo territorio, ma anche al di fuori. Allora, sicuramente si può, come dire, essere d'accordo o non essere d'accordo, no? Con una linea politica di in questo caso un movimento, un partito, ora poi magari ci dirà lui a distanza di X anni come Siamo preferisce, sempre un un movimento. movimento. Ecco. No, perché su questa parola, no? Se ricordi bene, Sì, c'è stato no, un po' di siamo un movimento, siamo un partito, comunque al di là delle no. La battute. metamorfosi del movimento, insomma, è continua. Esatto, ma Si fa, insomma, è difficile stargli dietro, stargli eh. dietro, però beh, mi Appunto. sono fatta un po' così, una lettura veloce di tutti quelli che sono stati, insomma, gli interventi di Matteo in consiglio comunale. Lui è all'opposizione e devo dire, non per piaggeria, che insomma lui fa l'opposizione come si dovrebbe fare, cioè nel senso lui ovviamente presenta le sue interrogazioni come si dovrebbero presentare, quindi anche su argomenti piuttosto insomma, spinosi, no? Come poi andremo a vedere. Si deve fare così l'opposizione o no? Ma Se no, che certo, opposizione è? lui, sì, chiaro, lui fa un'opposizione molto, direi, forte, molto oltretutto continua, seria e anche, mi sembra, molto propositivo. Leggo i suoi post, le sue iniziative, quindi ho visto, insomma, tutto l'impegno che ha messo sulla vicenda 6 Toscana, ma su mille Esatto, altre vicende, anche locali e anche non locali. esatto. Allora, Matteo, ti possiamo chiedere l'età? Sei giovanissimo. Ho 34 anni. Quindi te la possiamo ancora Sì. chiedere. Questo impegno in consiglio comunale, intanto, è stato come ti aspettavi? È stato più impegnativo? È stato, non so, È stato un impegno, insomma, che ha preso molta parte del mio tempo, ho dovuto mettere molta energia, me lo aspettavo chiaramente che fosse una cosa molto impegnativa. Io ho cercato di interpretare al meglio il ruolo che ho in consiglio comunale. Quindi quello di rappresentare perlomeno una parte dei cittadini cortonesi, quelli che si riconoscono nel Movimento 5 Stelle, poi io cerco di rappresentare in realtà un po' tutti, secondo quello che ritengo opportuno, quello che ritengo giusto, e su questo ovviamente ho cercato di portare avanti quelle che sono le battaglie che si confanno ai principi del Movimento 5 Stelle, sempre tenendo ben presente l'interesse dei cittadini e anche quello che è il bene insomma, del territorio. Quindi insomma, ho cercato sempre, giustamente come diceva prima David, anche di fare, come dire, non solo un'opposizione cruda, ma anche di dare delle alternative, no, a quelli che possono essere invece i provvedimenti dell'amministrazione comunale. Ecco, ma questo movimento che appunto ha sicuramente vissuto, adesso vabbè, è forza di governo, no? Nazionale, quindi, e quindi c'è anche un po' questa dissonanza, come capita nel comune capoluogo, no? Di essere forza di governo a livello nazionale e forza di opposizione a livello locale. Questo secondo me conferma il fatto che davvero, insomma, come dire, la politica nazionale è un pochino distante, no? Anche nell'intercettare i voti è differente rispetto alle Ma rispetto amministrative. alle amministrative, in un comune specialmente come Cortona, sicuramente sono due cose un po' diverse. La politica nazionale fa una strada, poi nella politica locale contano tanto più le persone, conta l'impegno che metti e la presenza che hai nel territorio, più che quello Quindi che. quanto rispondi appunto a quel mandato di cui parlavi Esatto. prima? Anche perché secondo me a livello nazionale, insomma, andare a tirare la giacchetta a Di Maio è un pochino più difficile, tirarla a Matteo Scorcucchi è più semplice perché magari è il vicino di casa e quindi insomma riusciamo più a, come dire, avere rispondenza Certo, noi tra siamo quello che. direttamente a confronto, continuamente in contatto con i cittadini, è quello che deve fare un consigliere comunale. Quindi, insomma, si cerca sempre di rispondere e di essere presenti. E
e di dare, insomma, di dare voce anche a quelle che possono essere problematiche del territorio, insomma, più che andare su quelle che sono le tematiche nazionali. Poi a volte ci sono dei casi in cui, come dire, le due cose stanno insieme, però in generale noi facciamo, come dire, una cosa che viene dal territorio, cioè portiamo avanti una politica del territorio, che viene dal territorio, con persone del territorio, e ci confrontiamo costantemente con la cittadinanza, insomma. Allora, io nella seconda parte gli volevo chiedere un po' anche se le questioni nazionali, insomma, in quest'ultimo periodo, anche le decisioni che il governo, l'attuale governo, insomma, porta all'attenzione dell'opinione pubblica, erano poi, no, un po', avevano una rispondenza sul territorio, quindi essendo voi consiglieri comunali, se i cittadini vi dicono ma che fanno, ma che non fanno, ma perché fanno questo, però volevo prima affrontare il suo impegno in consiglio comunale. Prima Davide accennava, no, di questa storia di Sei Toscana, l'affair, insomma, rifiuti, mi sembra di aver capito che lo hai preso a cuore. Ma dunque sì, c'è stato, ma non solo io in realtà, il Movimento 5 Stelle è diverso tempo che in realtà dall'inizio della concessione della gestione del servizio di raccolta rifiuti a Sei Toscana, che analizziamo tutti i documenti, cerchiamo di capire bene quelle che possono essere problematiche, le criticità. Noi fin da subito abbiamo detto che tutta la struttura dell'ATO e l'affidamento a Sei Toscana presentava vari profili di, secondo noi, anche di irregolarità, perché ci sono state varie leggi a livello nazionale che mettevano sostanzialmente fuori gioco l'ATO, e quindi tutti quelli che potevano essere gli enti di spesa inutili come, poteva, appunto, come l'ATO Toscana Sud. E abbiamo anche presentato, e qui appunto come dire, l'alternativa, no? Non solo dire di no, abbiamo presentato una proposta di gestione dei rifiuti territoriale completamente diversa, che è più aderente alle esigenze e anche alle peculiarità del territorio, quindi rimettere soprattutto i comuni al centro, ridare ai comuni la competenza che in realtà già avrebbero secondo la normativa nazionale, e quindi creare degli ambiti più ristretti con degli affidamenti che vadano per lotti omogenei, ma veramente omogenei, perché adesso abbiamo un lotto d'affidamento che sostanzialmente va da Caprese Michelangelo alle isole, e questo è chiaro, si capisce già al volo che è molto disomogeneo con tante necessità differenti, caratteristiche differenti. E poi andando avanti ci sono state anche tutta una serie di analisi sul percorso di Sei Toscana, sugli equilibri di bilancio eccetera eccetera. Noi già a inizio anno avevamo previsto quello che poi si è verificato appunto con Sei Toscana, che avrebbe avuto problemi di bilancio. Infatti Sei Toscana quest'anno nel 2017 ha registrato 4,2 milioni di passivo. Col segno meno, sì. Quello che poi, come dire, è anche tutta una serie di problematiche legate al rispetto meno del contratto di servizio da parte del gestore, tant'è che Sei Toscana ha affidato esternamente nella provincia di Grosseto a cooperative esterne, anche se facevano parte del capitale sociale, però comunque soggetti esterni, quindi questo non era previsto. Ha venduto quote, cioè c'è stata una modifica dell'assetto del capitale, anche questo non era previsto dal contratto di servizio, fino ad arrivare alla questione dell'ultima, insomma, che è quella che forse ha fatto anche più rumore, no, tra virgolette, sì, nei media, eccetera, quello del non rinnovo, più che il licenziamento del contratto di circa 450 lavoratori interinali che fino a luglio prestavano servizio, ci tengo a dirlo, quotidianamente e in maniera regolare, cioè non erano lavoratori saltuari come alcuni hanno provato a dire subito, erano lavoratori che gestivano i servizi di base, quindi la raccolta porta a porta, eccetera. Però non era la questione del subappalto con le cooperative, dopo ci arriviamo dopo anche arrivi, lì, no? No, la questione è questa, che sono andati appunto hanno preferito subappaltare il servizio a delle cooperative, e tutto questo... tra l'altro cooperative territoriali, insomma, che questo secondo il Movimento 5 Stelle ha creato questi profili di illegittimità, perché secondo la normativa nazionale, secondo anche le direttive ANAC, i servizi di rilevanza economica come quello come il servizio di gestione di rifiuti non possono essere appaltati o subappaltati a cooperative.
perché questo viola, diciamo, il principio di concorrenza. Allora, insomma, queste prime battute con Matteo ci fanno capire che non è, diciamo, passami il termine, ma il moralizzatore tanto per fare. Lui proprio, cioè, si è informato su come funziona, su come dovrebbe funzionare, su come invece non funziona. Questo suo ragionamento, Davide, ci porta a questo incidente sul lavoro, l'ultimo che abbiamo dovuto, insomma, registrare, del quale avete parlato anche in una puntata di Nero su Bianco, insomma, molto grave, perché poi racconta tante sfaccettature. Molto grave perché chiaramente intanto c'è questo dato terribile che la provincia d'Arezzo, con tutti questi morti, e direi che sembra, oltretutto sempre lui che ha fatto, mi sembra, la prima denuncia, che il luogo scelto dove sistemare questa struttura non era adeguato, e purtroppo ne abbiamo anche la prova con questo incidente. Sì, purtroppo dopo quanto successo, ho subito fatto un'interrogazione al Comune di Cortona per capire intanto se si rispettavano le normative di sicurezza e se il luogo di lavoro era adeguato. Poi ho capito, insomma, nello svolgimento delle indagini è emerso che, appunto, sembra almeno che il luogo dove era posto il compattatore non era idoneo allo svolgimento delle attività per problemi legati allo spazio, all'illuminazione, eccetera. E in più volevo capire anche, e questo ancora è tutto da capire da parte mia perlomeno, se queste cooperative hanno le carte in regola per poter svolgere questo tipo di servizi, al di là del problema dell'affidamento legittimo o meno, se il personale di queste cooperative possono svolgere questo servizio da un punto di vista di formazione proprio, quindi di formazione sulla sicurezza, ma anche di dispositivi di sicurezza che queste persone hanno nel luogo di lavoro, insomma, ecco. Quindi questo è tutto da comprendere, perché io non vorrei che, cioè, o meglio, dal nostro punto di vista pare che sia così, che se Toscana cerchi di risparmiare sulla pelle dei lavoratori, ecco, questo non vorrei che continuasse ad essere. Che fosse così, insomma, che fosse così. Ovviamente sarà, insomma, oggetto di indagine, però io, ad esempio, un'interrogazione al Consiglio Comunale ad Arezzo simile a questa non l'ho vista, e certo, sì che ce ne sono stati di incidenti sul lavoro, non ultimo quello dell'archivio di Stato. Poi non è che queste interrogazioni devono arrivare quando c'è scappato il morto. Assolutamente, però se possono contribuire ad evitarlo. E io vorrei chiedere un'altra cosa, ecco, oramai sei alla fine del mandato, quindi ti sei fatta anche un'esperienza all'interno della macchina amministrativa. Presumo che il giudizio su questa amministrazione sarà sicuramente critico, per non dire negativo, però ti vorrei chiedere, nel rapporto con questa amministrazione hai avuto difficoltà a fare accesso agli atti? Hai avuto modo di toccare con mano come le norme amministrative, anche da parte dei segretari comunali, molto spesso si tirano, si allungano, si scorciano e si trova sempre la soluzione per la bisogna. Cioè, no, uno diritto quando pensa, dice no, ma la legge è chiara, no, e poi dopo ti accorgi che dici no, ma diritto amministrativo sì, ma è fatto apposta sostanzialmente, ecco, per ma dare come è stata questa esperienza? ha detto che il diritto, ridillo un attimo, il diritto amministrativo pare a volte sembra fatto apposta per dare ragione agli enti pubblici. Insomma, però sì, ho notato che c'è, come dire, una possibilità di manovra da parte degli enti pubblici che gli altri soggetti non hanno. Da una parte può essere, c'è una ratio in questo, credo, perché si deve amministrare un territorio, non sono semplici aziende o soggetti privati. Dall'altra parte però gli dà anche modo a volte di potersi arroccare in delle posizioni. Mi dicevi prima se avevo avuto difficoltà negli accessi agli atti. A volte sì, a seconda di quello che vado a chiedere. A volte c'è anche, cioè, tendo, ecco, comunque a farmi perdere tempo. Ecco, tanto per essere tu, diventarsi te il prossimo sindaco, vorresti una macchina amministrativa veramente trasparente, dare la possibilità a tutti di accedere, oppure pensi che dopo 4 anni che forse un po' utilizzare questi strumenti che ci sono in maniera un po' elusiva, mettiamola così? Io penso che il comune sia la casa dei cittadini, e i cittadini devono avere la possibilità di poter accedere a tutti gli atti e fare le proprie valutazioni. Ci sono degli atti che ovviamente non sono pubblici per motivi, insomma, legati alla qualità dell'atto. Io questo
va visto di volta in volta, posso capirlo, ma in generale ci vuole la massima trasparenza. Io ad esempio molte volte cercano di farmi perdere tempo nella mia attività, perché chiedo l'accesso agli atti. Un consigliere comunale ha una possibilità di accesso agli atti molto più ampia rispetto a quella di un cittadino, perché poi alla fine i documenti pubblici può accedere anche un normale cittadino, però il normale cittadino ha dei tempi eccetera, il consigliere comunale dovrebbe poterli prendere anche al volo. Ecco, c'è una tempistica stabilita dalla legge? L'accesso agli atti civico sarebbero 30 giorni, okay, come qualunque altro risposta, no, della pubblica amministrazione. Nel nostro caso, risposta semplice, perché poi ci sono anche altri tipi di prassi. Nel caso del consigliere comunale il documento io all'occorrenza, quando è disponibile, lo potrei prendere anche al volo, cioè presentandomi semplicemente negli uffici. Questo purtroppo molte volte non mi è stato possibile, questo è vero. Fossi sindaco, certo, io non mi vorrei nascondere dietro a questi mezzi, sinceramente. Se la mia manovra amministrativa è da criticare e la persona che sta davanti a me, che mi fa opposizione, la vuole criticare, insomma, lo trovo abbastanza di basso livello cercare di levare gli strumenti per poter fare bene il suo lavoro, insomma, ecco, io credo in questo, perché è importante, visto che siamo in una democrazia anche a livello comunale, insomma, è importante che tutti abbiano accesso alle informazioni necessarie. Allora, ci dobbiamo fermare, penso, per la pubblicità, però rimanete con noi, perché appunto nella seconda parte io vorrei un pochino, ecco, andare verso Roma, verso Roma. Qualcosa bisogna chiedere. Qualcosa verso Roma dobbiamo andare, ma anche queste dichiarazioni che, insomma, Beppe Grillo nel mondo degli autistici, insomma, hanno suscitato giustamente, secondo me, tante reazioni, ovviamente da parte di famiglie, da parte delle associazioni. Chiederemo a Matteo, anche se la lettera non è stata indirizzata a lui, come mai il movimento ha deciso, insomma, sostanzialmente di non rispondere. Però tutto questo dopo la pubblicità. Allora, seconda parte del nostro A Tu per Tu con Matteo Scorcucchi, consigliere del Movimento 5 Stelle nel comune di Cortona. Allora, comune di Cortona, comune ridente della Valdichiana Aretina, addirittura quasi Arezzo in provincia di Cortona, per quanto è conosciuta, è una bellissima cittadina, ma a volte... Posso dire, l'unica banca che è rimasta è la Banca Popolare di Cortona. Vero, Sì, sì, vedi, lì campano anche le banche. Detto questo... E ben venga, meglio la Banca Popolare di Cortona che altre, fermiamoci qua. Insomma, è stato accostato il nome di Cortona all'Andrangheta, Matteo. Questo è successo, no? Purtroppo ecco, e tu hai fatto un'interrogazione anche su questo. Purtroppo è successo già l'anno scorso, quando è stato scoperto che, insomma, una delle aziende che facevano parte dell'Associazione Temporanea di Imprese che gestiva le mense comunali, appunto, aveva ricevuto un'interdittiva da parte della Prefettura di Catanzaro. E quindi sì, noi ci siamo subito mossi, perché secondo noi è importante che le istituzioni, chi sta nel territorio, subito risponda con forza, creando proprio un muro di fronte a questi tipi di infiltrazioni, perché non è ancora, poi purtroppo, voglio dire, non è solo il comune di Cortona, la notizia è che la Toscana è la quarta regione in Italia per presenza di associazioni di questo tipo, di associazioni mafiose, che ovviamente stanno nel nostro territorio per un motivo molto semplice: non è tanto lo svolgimento di attività illecite, cioè, o meglio, sì, è un'attività illecita anche quello, vengono per riciclare, no? Perché è uno dei più... L'attività di riciclaggio, sì. L'attività di riciclaggio è una di quelle più importanti in questo momento, che investe più, che prende più risorse e energie da parte di queste associazioni. E anche a Cortona purtroppo non ci siamo fatti mancare niente, tra virgolette, nel senso che è stata trovata questa azienda lì, e poi da lì si è trovato anche una connessione con un'altra azienda, questa volta purtroppo del territorio, che gestisce anche mense a livello qui della provincia d'Arezzo, sì, e anche la mensa, ad esempio, di aziende di grandi aziende eccetera, sì, eccetera, sì, che appunto, dove all'interno c'erano dei personaggi in qualche modo, insomma, ha ricevuto un'interdittiva, un'altra interdittiva antimafia legati a questo. E purtroppo noi, lo ribadisco, non è che c'è una soluzione vera e propria, ma è importante che in questi casi le pubbliche amministrazioni e le istituzioni formino un muro netto, forte,
senza paura anche di, come dire, di essere avventati, perché quando c'è il minimo dubbio, qui nessun dubbio, e tagliare subito. Ecco, lui ha detto una cosa, insomma, dalla quale prendere spunto: non c'è una soluzione, perché invece sembrerebbe che da Roma le soluzioni ne arrivino tante, tra l'altro una al giorno, due, tre, quattro, queste anche ricette, più. Anche più, infatti, queste ricette, ora Matteo si prenderà un po' le nostre, come dire, però vabbè, lui è un consigliere comunale, non può rispondere degli atti del governo, ma insomma... Ma io una domanda la vorrei fare. Oh, infatti ti stavo per dare la parola, a lei... Allora, visto che Cortona è una delle... dei comuni che ha la parte più grossa della Val di Chiana, quindi direi tanta terra, no? E esatto. Tanti terreni. Un granaio di Roma, la Val di Chiana, sì. Ecco, sì, direi, sì. Ti volevo chiedere questo. È vero che in Italia c'è in questo momento questo problema di decrescita demografica, la gente non fa più figlioli. Allora, secondo te è più facile che la gente rinizi a fare figlioli se si fanno asili nido, se si fanno asili, se si dà sostegno alle famiglie, se si dà anche un sostegno economico alle famiglie che fanno figli, alle mamme, delle garanzie, oppure se gli si promette un pezzo di terra per fare il terzo figlio o il quarto? Io ovviamente ne ho capito a quello che ti riferisci. Io penso più la prima, insomma, quello che dicevi, perché ecco, poi c'è dopo bisogno... ora te l'ho messa un po', ma insomma, allora se va un ora... discorso ampio su questo, io penso che in Italia c'è questo problema. Non ti chiedo di esprimere un giudizio sulla proposta di dare un pezzo di terra per fare il terzo figlio, certo. Ma lascia che tanto penso che nessuno... È scontata la sì. considerazione, però chissà. Ecco, chissà. No, infatti, voglio fare una considerazione. Agricoltore, fatto terzo figlio. Magari fa come. Sì. Appunto, non lo possiamo sapere. Certo, è che fare un figlio per avere un pezzo di terra bisognerebbe vederla anche da quest'ottica. La cosa. Quello, che, vabbè, esatto, a parte quello questo, che rende la terra. I figli sono una benedizione, certo. Questo lo sottolineiamo. Io dico che in Italia c'è questo problema: le famiglie giovani fanno sempre meno figli, perché non è tanto se. Come dire, è un problema se gli danno meno pezzo di terra. Il problema è che non hanno più una sicurezza molte volte, perché il lavoro oggi rappresenta uno dei primi problemi per i giovani soprattutto. Non c'è uno Stato che ti sta vicino o comunque una pubblica amministrazione che ti aiuti in certi percorsi. Le madri molte volte hanno un problema doppio, perché devono molte volte scegliere tra la carriera, tra il lavoro e i figli. Da questo dovremmo imparare molto dai paesi del nord, secondo me, quindi uno Stato che ti metta a disposizione tutta una serie di servizi, quindi anche l'asilo a costi più accessibili possibili. Però io sono d'accordo con te, ma nella manovra che sta andando, ancora non si è vista, ancora non si sa che fine farà, ma rispetto a tutto quello che dici te, non c'è nulla. È stata tirata fuori sta storia dello stimolo a procreare per avere un pezzo di terra, ma poi tutto questo non c'è. Allora, io penso che questa manovra abbia iniziato un percorso che ancora è lungo e da concludersi. Io, come dicevo prima, per riavere una possibilità, cioè rivedere giovani che decidono di mettersi insieme, fare famiglia, fare figli, dobbiamo dargli delle certezze, perché sennò è difficile per persone che non hanno lavoro, che non sanno il prossimo anno se continueranno a lavorare o magari devono essere costretti a spostarsi, eccetera, che decidano di mettere su famiglia e fare bambini, no? Quindi intanto noi siamo... Bisogna far ripartire il lavoro e mettere un sostegno anche. Giustamente tutto subito non era possibile. Già ci siamo, come dire, abbiamo tirato la coperta forse anche troppo, lo vediamo dall'Europa, qui i segnali che ci arrivano, abbiamo cercato di tirarla il più possibile. I soldi sono quelli che sono, intanto ci siamo concentrati su quelle che erano le proposte più importanti, quelle centrali che secondo noi... potevano ridare cioè iniziare delle dinamiche virtuose e poi no. arrivare anche ad altri provvedimenti. Tu hai 34 anni, presumo hai un lavoro, insomma, sì. Non ti abbiamo chiesto quale, ma se tu non ce l'avessi e tu fossi un disoccupato, saresti d'accordo con il reddito di cittadinanza? Allora lascia fare che allora, la proposta... Inteso, il reddito di cittadinanza è una cosa che esiste già negli altri stati, io sono assolutamente d'accordo, intesa come un modo per far parte della società. Non per prendere dei soldi e non rimanersene a casa, prendere i soldi per non fare niente, come a volte i nostri avversari politici cercano di far passare il messaggio. Il reddito di cittadinanza serve a sostenere le persone che in quel momento non hanno lavoro perché o l'hanno perso
o non hanno, non lo so, per mille motivi si sono trovati senza una fonte di reddito, quindi ti metti a disposizione dello Stato e la società, quindi è una manovra di inclusione sociale, no? Si rimette l'individuo nella possibilità di poter far parte della società e anche dover prestare dei servizi alla società. Infatti noi diciamo che se entri nel programma del reddito di cittadinanza devi essere disponibile a fare dei lavori socialmente utili e frequentare dei corsi di formazione per poi essere reimpiegato nel mondo del lavoro. Questo in qualche modo secondo me dà anche quella, come dire, non è una soluzione definitiva, però ti fa sentire lo Stato un po' più vicino del dire ok, in un'economia di mercato aperta e libera come quella in cui siamo oggi, dove tutto è merce e dove, l'abbiamo detto prima con Sia Toscana, no, per risparmiare non si rinnovano gli interinali e si prendono le cooperative, ti fa vedere un minimo di stabilità in più, di dire ok, sì, anche però, perdi il lavoro, c'è lo Stato comunque che sì, però, ti aiuta. Secondo me, allora, io credo che posso essere d'accordo su quello che dici, ma per poter far sì che funzioni il reddito di cittadinanza ha bisogno di tutte delle strutture dello Stato che funzionino, e mi riferisco soprattutto al meridione, quindi gli ex uffici di collocamento, ma non solo, te mi dici... C'è un miliardo, no, per gli uffici di... ho capito, ma tutti ti dicono che sono anni che sono stati lasciati in abbandono, cioè da riorganizzarli, ristrutturarli, nemmeno dialogano tra questo di loro. Questo fa parte del... ho capito, però... Alla fine, non solo quello, poi l'altro discorso dice tutti dovranno andare in comune a dare 8 ore tutte le settimane, ma i comuni chiaramente per ricevere queste prestazioni dovranno avere anche da un punto di vista proprio del lavoro, dovranno essere autorizzati, avere tutte le coperture assicurative, ci dovrà, cioè, voglio dire, qui c'è una fretta, qui c'è evidentemente... Questo reddito di cittadinanza e la bandiera del Movimento 5 Stelle va dato prima delle europee, costi quel che costi, ma ti sembra giusto che si rischi poi che alla fine diventa un'operazione assistenziale to cure, fatta nello stesso identico modo degli 80 euro dati da Renzi, anche a lui gli hanno permesso di vincere le elezioni europee del 2014, ma poi abbiamo visto come è andata a finire e non pensi che possa succedere la stessa identica allora, cosa? Allora, c'è una differenza intanto notevole secondo me tra gli 80 euro e il reddito di cittadinanza, con gli 80 euro... No, ma non euro... tanto sulla... Non, ti dicevo quello, ma questo modo, cioè poi questo modo di... comprare il consenso in questo modo, ma ti sembra normale? Consenso. Noi riteniamo che questa sia una misura in cui in Italia c'era necessità, partendo da questo. Poi, giustamente nell'applicazione di questo provvedimento si possono incontrare dei problemi e siamo aperti a, come dire, a qualunque suggerimento e segnalazione. C'è stato infatti anche una parte dei soldi destinati alla cittadinanza servono per ristrutturare, diciamo, il sistema degli uffici di collocamento come dire, penso che come posso dire, il buon funzionamento di questo dipenda da come si applichi, quindi ancora nulla è scritto da questo ma punto di vista. Ma ti capita, Matteo, di dover difendere, qui siamo in una discussione televisiva, di dover difendere questo provvedimento? Perché io sento in giro che è molto, come dire, le persone sono molto scettiche. Non lo so, c'è, può darsi. Ti capita da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di dover difendere... insomma, un ma po' certo ci potranno essere, soprattutto perché comunque c'è intorno al reddito di cittadinanza è un elemento politico, insomma, no? È inutile negarlo, quindi ci saranno delle intorno ci sono anche soggetti che sono, come dire, all'opposizione del Movimento 5 Stelle che criticheranno i cittadini, che ovviamente tu non puoi sapere chi hai di fronte, ma ti fanno domande e ti dicono guarda, secondo certo, me ma sicuramente è anche una soluzione messi, che non sicuramente paga. Possono avere dei dubbi sull'applicabilità di questa norma, okay. Dice ok, ma se le persone stanno lì, prendono i soldi e non fanno niente, questo anche in casa magari me lo possono dire, no? Per dire, la mia nonna me lo dice sempre, la nonna te lo dice, sì, io a proposito di questo, ma allora il Movimento si dice che è una forza trasversale, quindi raccoglie partecipanti da destra e da sinistra, ma in questo momento quelli che vengono da sinistra, che fanno parte del tuo movimento nel tuo territorio, che presumo saranno la maggioranza, considerato l'orientamento precedente politico di Cortona, sono in difficoltà o è innegabile che
la politica che sta facendo il movimento in questo momento è tutta sbilanciata a destra, no? Se non altro per il contratto, per assecondare le richieste, i provvedimenti che impone Salvini, logicamente non sono di sinistra, nemmeno di centro, perché sono contestati anche da Forza Italia. Quindi, ecco, hai difficoltà oppure non hai nessuna difficoltà, tutti sono euforici? Mi riferisco anche a questo, al decreto sicurezza, che sembra non si sa nemmeno se verrà votato da tutti i deputati e senatori. Del governo siano decisamente messe a destra, ecco, sbilanciata a destra. Penso che è stato dato grande risalto mediatico a determinati tipi di provvedimenti fatti dal ministro Salvini, che anch'io su alcuni sono critico, come dire, da questo punto di vista mi riconosco molto in Roberto Fico, no, tra virgolette, quindi su quello che dice lui. Un grande spazio mi sembra. E purtroppo è anche vero che tutto questo fa un rumore decisamente più grande rispetto ai provvedimenti che stiamo cercando di fare noi, che sono provvedimenti più di lungo termine, no? Noi cerchiamo di, Luigi Di Maio si è preso due ministeri che sono strettamente legati alla sfera sociale, quindi quello del lavoro e lo sviluppo economico, che quindi possono dare un cambio di passo nella società e risolvere quei problemi che ci sono oggi, che secondo me poi finiranno per risolvere anche tutto questo problema, tra virgolette, dell'immigrazione, cioè quindi questo però, muro che c'è, no, tra molti italiani. Questo strumentalizzare la morale, e quindi noi e loro, che sta portando avanti la Lega in maniera spudorata. Certo. Prima gli italiani, cioè, voglio dire, non è la nostra nel cultura. Tuo comune non so quanti sono, ma ci saranno già tanti italiani di origine straniera che non credo, certo, che siano Non è la nostra cultura, è inutile nascondersi, insomma, quello che dice Salvini non fa parte del nostro bagaglio culturale. Non crediamo che sia un problema così esteso e da prendere soprattutto in questo modo, cioè da combattere in questo modo qui, anzi secondo noi è tutto il contrario. Certo, ci sono delle cose che tocca mandare giù, anche perché abbiamo fatto un contratto di governo, va rispettato. Noi abbiamo messo sul piatto determinati tipi di provvedimenti, Salvini ne ha messe altre. A volte Salvini, secondo me, tira la corda oltre il limite consentito, perché comunque sia per opportunità politica sua cerca di mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle. Lo fa con gli strumenti che ha a disposizione, non solo quelli di ministro, ma agendo anche sui propri sindaci. Penso ad esempio a Lodi, ecco, quello è una di quelle cose che io un po' mi ha fatto, sì, mi ha imbarazzato molto, ecco, sì. Come posso dire. Va bene, veniamo a questa cosa velocemente sulle dichiarazioni di Grillo, perché poi il tempo è tiranno, siamo già un pochino fuori. Ecco questo spettacolo che, insomma, a me ha fatto un po' rabbrividire, non solo quello che lui ha detto, ma soprattutto il fatto che le persone che erano lì ridessero e applaudessero a quello che appunto lui diceva. C'è stata una lettera del presidente di Arezzo Autismo, Andrea Laurenzi, che tra l'altro è un cortonese, insomma, e chiamando in causa in questo caso Chiara Gagnarli, che è la senatrice, insomma, eletta. Deputata, del Movimento 5 Stelle. Ecco, intanto perché non ha risposto Chiara? Tra l'altro, insomma, nel confronto che ha avuto, ad esempio, con la redazione nostra, è sempre stata molto qui, ha sempre risposto a quello che chiedevamo. E cosa ne pensi di questa vicenda? Ecco, io ho avuto anche modo di confrontarmi con Andrea Laurenzi. Io innanzitutto premetto che, da quello che posso io, chiedo scusa se qualcuno si è offeso, posso garantire che non era assolutamente l'intenzione di Beppe Grillo, perché Beppe Grillo, fa spettacolo più che politica, ormai sempre più è orientato verso il fare spettacolo. Certo, facesse con altri argomenti, insomma. È innegabile, ma io ho visto molti, con altri toni, è anche vero che nel mondo dello spettacolo se ne ho sentite anche di peggio, e via discorrendo. Fermo restando che in un contesto politico sono d'accordo che forse era, perché comunque agiva in un contesto politico in quel momento. È un leader politico. È innegabile che Beppe Grillo sia legato e sarà sempre legato al Movimento 5 Stelle, quello che ci ha fondato, e noi non lo rinneghiamo di certo, anzi. Il Movimento 5 Stelle poi ha fatto anche, si è evoluto, no, in questi anni, tant'è che ora
capo politico è Luigi Di Maio, non è più Beppe Grillo. Beppe Grillo è una persona che fa spettacolo da tanto tempo, comunque sa io credo che funziona la comunicazione. Le famiglie che sono rimaste fortemente offese da queste dichiarazioni, il fatto che lui sia un leader politico non gliene freghi granché, cioè semplicemente è stato molto offensivo e si aspettavano delle scuse. Poi appunto è stata chiamata in causa Chiara Gagnarli, ma perché è il riferimento, ecco, nel territorio. Però insomma, intanto Matteo pubblicamente ha chiesto scusa e quindi non era certo nostra, sono sicuro tanto meno sua intenzione offendere nessuno, era questa metafora forse un po' forzata del, appunto, di paragonare i politici, ma come molte volte si fa anche in contesti politici, cioè si paragonano a altri tipi di, come dire, altre problematiche, insomma, no, io non... Insomma, Matteo non si fa. Però, detto questo, prendiamo atto del fatto che comunque ci metti la faccia nel chiedere scusa. Noi lo ridiciamo anche da qua, se la deputata Chiara Gagnarli vuol fare altrettanto, raccogliamo la sua intervista. Io direi che la chiacchierata con Matteo è stata, sì, al solito, molto... insomma, scorrevole, bella, però vorrei riconoscere le sue, come abbiamo detto all'inizio, capacità anche oratorie, di sintesi, e soprattutto il fatto che si documenta, a parte tutte le sue, diciamo, specificità, però viene anche in televisione, parla, ci mette la faccia, dice la sua, cioè ha una sua personalità. Assolutamente. Questo io te lo riconosco, conoscendo il movimento, molte volte ti dico che veramente ti fa onore non avere quell'atteggiamento in cui sembra dal tipico portavoce, no? Certo. Che sembra il megafono senza personalità. Matteo c'ha la personalità, ce l'ha, io credo che è un giovane politico molto promettente che può far bene, sicuramente può far tanto del bene al suo territorio. Ecco, questa è un po' la politica che noi vorremmo provare, insomma, a raccontare in questo contenitore. Oggi l'abbiamo fatto con Matteo Scorcucchi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle in quel di Cortona. Ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, oramai. Io vi ringrazio. Grazie a te, Matteo. Il nostro appuntamento prosegue ininterrottamente. Assolutamente. Ormai siamo verso una strada maestra che chissà dove ci porterà. Chissà dove ci porta. Comunque la politica c'è. È una gran bella cosa. Ma non solo. Poi, come abbiamo detto l'altra volta, tutto è politica. È vero. Perché qualunque cosa che fai. Ogni nostra scelta, no? Si fa all'interno di una società, di un gruppo, ha una valenza anche politica. Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti.